Bentrovati a tutti i nostri spettatori al classico appuntamento del mercoledì sera con Come Don Chisciotte incontra. Abbiamo il piacere di avere ospite questa sera qui per noi un'amica della redazione che anche ha scritto un articolo in passato e che oggi ci parlerà un po' di quelle che sono le problematiche che dopo 2 anni di pandemia il nostro cervello, diciamo la nostra mente, le nostre abitudini hanno subito. Ho il piacere di presentarvi Eleonora Capuzzo Kreiner, Senior Psychotherapist del NCIP. Salve, piacere e bentrovati. Allora, Eleonora, tu sei una psicoterapeuta, ma non sei iscritta all'ordine italiano, ma invece a quello inglese, e tu mi hai proprio chiesto di presentarti con quello che è il tuo titolo in inglese perché hai una serie di problemi che hai dovuto affrontare, insomma, rispetto all'ordine italiano che non si è comportato molto bene, potremmo dire così, con gli psicologi. Allora partiamo proprio da questo, spiegaci un po' chi sei e cosa fai. Beh, intanto io rimango iscritta all'ordine italiano perché il titolo non si perde, però sono sospesa per due ragioni. Sono sospesa per morosità dal lontano 2014. Ci fu uno scandalo relativo all'ente pensionistico, l'ENPAP. C'erano insomma una serie di affari che poi insomma attenzionarono la magistratura e si scoprì che in sostanza si facevano affari con la cassa pensionistica, affari relativi in quel frangente a transazioni immobiliari non trasparenti. C'è stata poi una condanna dell'ex presidente dell'ENPAP e poi c'erano le elezioni ordinistiche e vidi un po' il clima. Non mi è piaciuto, insomma, vedere, constatare come veniva gestito l'ordine, come veniva gestita la cassa pensionistica e scoprì che in Campania erano oltre 1.000 di allora 5.000 iscritti che non, in sostanza non pagavano l'ordine per una questione proprio politica, no? Di dissenso rispetto all'amministrazione insomma, dell'organizzazione, no? Che ci rappresentava e ci rappresenta ancora. E dopo un po', quando si è morosi, dopo un po' si viene sospesi, il titolo rimane, quindi poi dopo è arrivata la seconda sospensione recente, non so, io pensavo che non mi sospendessero per mancanza del Green Pass, però insomma, la sospensione della sospensione, ecco. Quindi mi è arrivata la PEC di sospensione perché non ho il Green Pass e poi un'altra PEC, prima sospesa fino al 15 giugno per mancanza in Green Pass e adesso poi recentemente ci hanno avvisato che questa sospensione è stata allungata fino a fine dicembre 2022. Ero preparata anche a questo, insomma, ho detto forse arriverà, ma insomma non ha cambiato molto della mia attività professionale, anche perché ho conservato il titolo di psychotherapist che ho ottenuto dopo molti anni di formazione in Inghilterra. Io mi sono laureata alla London Metropolitan University e dopodiché ho fatto molta formazione post laurea in terapia cognitiva e in terapia analitica, una formazione molto eclettica, molto integrativa, per questo poi mi sono iscritta all'NCIP, che è un registro professionale che raccoglie proprio psicoterapeuti che hanno una modalità eclettica, integrata di lavoro, quindi insomma un modo di lavorare che non è univoco, ma che abbraccia più modalità, più tecniche, più modalità, più approcci. E, però devo dire, io ho lavorato sempre, quando sono rientrata in Italia, ho continuato a sentire i clienti che mi erano rimasti in Gran Bretagna, a Londra, prevalentemente. E quindi quando c'è stata la possibilità di fare videoterapia con Skype, prima facevo audioterapia, quindi come delle telefonate con Skype,
con i pazienti, dopodiché le connessioni internet sono migliorate, quindi penso di essere stata tra le prime in Italia a fare un uso estensivo della terapia online, che adesso è molto comune, ma che allora, quando ho iniziato io, non lo era. E poi, quindi, questo rapporto con l'Inghilterra, in generale con la clientela di lingua inglese, è rimasto, si è conservato e si è anche, come dire, io ho iniziato anche a lavorare molto con gli Stati Uniti, con i paesi arabi, con asiatici, ho avuto anche pazienti in India, a Hong Kong, in Australia. È stato un periodo di alcuni anni dove lavoravo molto col fuso orario, con orari miei pazzeschi, poi non per adattarmi alla clientela. Insomma, è stata una grandissima esperienza anche culturale. Questo è stato un momento molto bello di formazione. Capire che la psicoterapia, che è una pratica occidentale, poi quando si incontra con culture molto diverse, deve riadattarsi anche radicalmente. E poi in Italia io poi faccio altro, perché a parte che considero la psicoterapia come dire, un piacere, io non considero la psicoterapia un lavoro, non l'ho mai visto così. È un piacere intellettuale, un confronto, quindi ho sempre fatto anche altro. In Italia sono imprenditrice. Se dovessi dire cosa faccio nella vita, io mi sento un'imprenditrice, e così, insomma, questo posso dire, come dire, per presentarmi al pubblico. Ottimo, ottimo, ti ringrazio. Allora, hai parlato molto ovviamente della psicoterapia come un'attività che in questi 2 anni è andata oltre quelli che erano i clienti che già avevi e si è aperta ad un bacino di utenza maggiore. E sicuramente uno dei motivi per cui ciò è accaduto è che questi 2 anni di pandemia hanno influito molto negativamente su quelle che sono le menti e le abitudini dei cittadini, a prescindere che siano cittadini italiani, europei o in altre parti del mondo, visto che comunque abbiamo assistito a delle restrizioni omologanti in tutto il nostro pianeta. Tra le conseguenze, dopo 2 anni di restrizioni, tra quello che resta rispetto a quello che tecnicamente va via, visto che qua in Italia è finito lo stato di emergenza, c'è sicuramente lo smart working, uno smart working che hanno venduto, tra virgolette, alla popolazione, con la scusa del distanziamento, con la scusa che i luoghi di lavoro non erano posti sicuri, e oggi invece rimane, anzi soprattutto la Commissione europea insieme all'Agenzia internazionale dell'energia, proprio nei giorni scorsi attraverso un vademecum, hanno consigliato ai cittadini di rimanere a lavorare a casa almeno 3 giorni a settimana, perché in questo modo si risparmia anche benzina e quindi hanno legato quelle che sono le abitudini di 2 anni di pandemia, a quella che è la crisi energetica, a quella che è la guerra in Russia. Allora partiamo proprio dallo smart working e da come cambia l'approccio anche dal punto di vista mentale, oltre che fisico, dei lavoratori con il proprio lavoro. Allora, faccio un inciso. Io, come dicevo, sono imprenditore. Una delle due aziende che ho, che è Smart Digital Labs, un'azienda registrata in Inghilterra, ha messo in piedi 3 anni fa una piattaforma di sostegno psicologico online e in multilingua, e abbiamo anche il mercato italiano. E quindi ho poi capito che c'era, che a un certo punto, con la pandemia, siccome siamo nati un anno e mezzo prima della pandemia, poi con la pandemia è esploso, diciamo, la richiesta di sostegno psicologico a distanza. E abbiamo, siccome io per la piattaforma coordino i colleghi, in qualche modo li supervisiono, sento non so, ci sono problemi con la clientela, e cerchiamo anche di profilare le persone. Sappiamo che una delle domande, diciamo, di sostegno, di aiuto, è rivolta, cioè, riguarda la questione dello smart working. Cioè, molte persone con lockdown, con lo smart working, sono sentite veramente isolate socialmente e hanno avuto grossi problemi, sia di ansia che di insonnia, che di depressione. Allora, io personalmente
faccio smart working da anni, perché la terapia a distanza è uno smart working, però è uno smart working molto, tra virgolette, leggero, cioè intanto, come dicevo, è un piacere, quindi riguarda poche ore della giornata, quindi mi lascia molto altro tempo per fare attività di lavoro dove io ho un contatto con le persone, un contatto vis-à-vis. Poi ho molti interessi, insomma, vedo persone per piacere o faccio attività con anche politica, se vogliamo, insomma, l'attività del coordinamento No Green Pass, per esempio, mi ha avvicinato molto alle persone. Quindi il modo in cui io ho integrato lo smart working nella mia vita è un modo funzionale che non mi ha danneggiato. Però dai racconti dei pazienti agli psicologi di questa piattaforma che abbiamo messo su 3 anni e passa fa, Soul Trainer, sappiamo che lo smart working, nel modo in cui è stato coniugato in Italia, cioè 8 ore davanti al computer, chiusi in casa, senza una possibilità di confronto in ufficio con i colleghi, non è una buona modalità di lavoro. Cioè lo smart working deve essere integrativo, ma non può essere sostitutivo di relazioni di lavoro dal vivo. Per esempio in Germania a un certo punto i sindacati si sono fatti sentire pretendendo che lo smart working fosse interrotto durante la settimana da praticamente il lavoro d'ufficio. Cioè come c'è stato posto subito un limite, perché si è capito subito che le persone 8 ore da sole in casa stavano iniziando ad avere un impatto. Con Soul Trainer abbiamo visto chiaramente, cioè la gente, ai nostri psicologi ha raccontato di sentirsi così abbandonata a se stessa, anche con l'angoscia, insomma, della in generale di questa narrativa pandemica catastrofica, e poi nell'isolamento, diciamo, i fantasmi un po' aumentano, no? Si ingigantiscono, perché non c'è anche questa presa di realtà con il collega, con gli amici dal vivo. Quindi questi sono sommati questi due elementi, il lockdown, quindi l'impossibilità proprio di uscire di casa se non per fare la spesa, e lo smart working, che hanno amplificato questi fantasmi che ciascuno di noi ha. Allora, quindi la questione è: quale smart working? Cioè uno smart working integrativo o invece globalizzante? Poi noi abbiamo questa modalità di lavoro in Italia di, insomma, lavoro senza dei limiti di tempo. Sì, in teoria sono 8 ore, però sono 8 ore, poi spezzate da un'ora obbligatoria di pausa, spesso uno straordinario non pagato, preteso, per cui questo si è trasformato in 10 ore seduti davanti a uno schermo, perché sì, ci sono delle pause, ma poi alla fine tu diventi uno zombie così davanti alla tastiera, no? Ecco, questo tipo di smart working non va assolutamente. Così non so cosa succederà, o ci saranno, diciamo, problemi psichiatrici di massa, e in parte ci sono già degli indicatori che ci dicono che in Italia, per esempio, in Italia noi abbiamo un consumo di ansiolitici che è spaventoso. Noi siamo uno dei paesi in Europa che consuma di più ansiolitici e antidepressivi. Allora, o stiamo pensando alla nazione, come dire, sotto farmaci, sotto psicofarmaci, oppure dobbiamo rivedere queste modalità di lavoro a distanza. Allora, adesso c'è una discussione nelle aziende e si vedrà dove si andrà a finire. Certo, quello che tu dicevi, insomma, di questa scusa, come dire, anche energetica, di evitare di andare in ufficio per aiutare, insomma, per evitare di consumare altro, non so, gas, petrolio. Va bene, ma va discusso democraticamente il metodo. Non si può imporre dall'alto alle persone di rimanere a casa per lavorare. Questo almeno per quanto questo poi riguarda quei lavori d'ufficio, no?
In teoria si potrebbe a un certo punto dire ma da oggi in poi tutti gli uffici sono tutti a casa degli italiani, però c'è stato un dibattito parlamentare su questo? I cittadini sono d'accordo? C'è stata una riflessione anche etica su questo? No, qualcosa è di calato dall'alto. Assolutamente, assolutamente, certo. Allora, tu hai citato i sindacati parlando della Germania che appunto sono riusciti a tamponare questa volontà del governo, che era un po' una volontà generale dei governi europei, di tenere i lavoratori a casa. E invece per quanto riguarda l'Italia cosa è successo? Ma in Italia, da quello che sappiamo attraverso Soltrainer offre anche sostegno ai dipendenti di azienda, cioè le aziende pagano la nostra piattaforma affinché insomma i loro dipendenti possano usufruire gratuitamente dei servizi, quindi una cosa buona, no? Però questo ci fa poi avere un polso sulla situazione dello smart working, e noi al momento quello che vediamo è che in alcune aziende, soprattutto IT e telecomunicazioni, lo smart working è globale, cioè da lunedì al venerdì. Allora si può prenotare di andare in ufficio volendo, ma ci sono una serie di limitazioni che poi scoraggiano molto, e poi gli uffici si stanno restringendo di spazio, per cui poi questa rotazione inizia a diventare anche, insomma, di prenotare molto prima le stanze per stare in ufficio. Stiamo vedendo questo, uno smart working dal lunedì al venerdì, e poi c'è questa questione del controllo attraverso i computer che vengono prestati, no? Si ha questo computer aziendale prestato a casa e le aziende sanno se tu, tra virgolette, non sei operativo, perché hanno dei sistemi per cui contano in qualche modo le digitazioni sulla tastiera. Per cui se non digiti abbastanza vuol dire non sei, diciamo, troppo operativo. Per esempio questa è una cosa che non sta in cielo né in terra. Io non so come sia possibile che non ci sia stato ancora un intervento dei sindacati. Tra l'altro c'è una questione anche di privacy, no? Cioè il modo in cui io gestisco il mio lavoro, il lavoro ha un elemento che di insindacabilità. Allora, non siamo un dipendente di un'azienda di informatica, certamente non è come un professore universitario, no? Come in termini di libertà di produrre determinati risultati, no? Però ecco, la privacy è importante. Allora, entrare nel merito di quanto digito, se digito meno abbastanza da far supporre che non sia troppo efficiente come impiegato, questo anche qui siamo sempre su temi di cui non si discute né politicamente né proprio culturalmente. Sono temi rispetto ai quali non ci si pone rispetto ai dilemmi etici che pongono. Si prende per buono un metodo. Basta, si va avanti come carri armati. Ma questo controllo totalizzante che avviene attraverso, come dici tu, la digitazione sulla tastiera, riguarda tutta l'Europa, diciamo, tutto, che tu sappia, avendo comunque esperienza. Allora, io non so questo non lo so, dubito che... ci sono paesi che sono un po' più attenti sulla privacy, dubito che si possa tentare di usare certe informazioni contro un impiegato in Inghilterra di questo tipo. Io ho vissuto in Inghilterra molto tempo e, insomma, come dire, un breach di privacy simile può essere molto pericoloso per un'azienda, quindi ne dubito. È chiaro che lo si può sempre fare, soprattutto nelle aziende di informatica, ovvio che loro possono anche senza dirtelo attivare una telecamera e vedere che stai facendo, ma però qua andiamo nel penale. Ma credo che ci siano degli elementi in tal senso anche rispetto al controllare quante volte tu digiti sulla tastiera, cioè è legale? Io credo di no. È chiaro che bisogna poi chiedersi questi metodi sono stati introdotti in maniera trasparente o no, cioè c'è qualcosa, un passaggio scritto c'è?
Secondo me no, del resto anche sullo smart working si è passati dal lavoro d'ufficio allo smart working, al lavoro da casa, senza un intervento sul contratto nazionale di lavoro, è come dire una specie di travaso automatico, senza una normativa che pensa a come si può travasare questo, se si può, in che misura, eccetera. Poi ci sono altri metodi di controllo, per esempio gli impiegati si lamentano anche molto cioè quando tu fai, se lavori da casa, sei costretto a informare l'azienda in maniera scritta, cioè ci sono dei protocolli, delle procedure molto pesanti, mentre in ufficio se qualcosa non va mi affaccio verso il collega e la risolviamo lì al momento, no? All'impronta. Le procedure da casa diventano molto schiaccianti, molto 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 anche ossessive, no? Hanno questa marcatura ossessiva per cui c'è una pesantezza, cioè io devo fare, devo comunicare ogni volta quello che sto facendo, seguendo delle procedure pesanti, farraginose, che mi fanno perdere anche molto tempo. Avviene uno schiacciamento, ecco, c'è cioè uno schiacciamento proprio si crea questo bubbone burocratico rispetto al lavoro a casa nel tentativo di voler verificare che il lavoratore non stia a prendere il sole. Ecco, c'è cioè anche questa mancanza di fiducia totale verso chi ti offre dei risultati, non c'è questo elemento di libertà nella cultura italiana, no? Dire vabbè, è una vocazione questa produzione di risultati, di questa produzione intellettuale, di saperi, di pratiche, lasciamo che sia e si giudica alla fine, no? Ma non durante, continuamente, in questo modo così manchevoli di fiducia. Ecco, anche questo crea una fortissima sfiducia nel lavoratore e anche un fortissimo senso di, come dire, di depressione, perché schiacciati da questi meccanismi di controllo, col tempo anche la persona meglio disposta si sente priva di libertà, e la mancanza di libertà crea depressione, cioè la genera, la mantiene e poi può anche cronicizzarla. Io ho avuto notizia dai psicologi di Soltrenere, che sono persone che tutto sommato stavano benone prima della pandemia, poi hanno sviluppato e quasi cronicizzato delle patologie serie, come la depressione, anche con elementi, diciamo, come dire, delle fantasie suicidarie. Poi, per esempio, abbiamo notato anche questo: siccome io sto in, cioè io amministro amministro la società e sono responsabile, siccome sono legale rappresentante della società, sono responsabile delle comunicazioni alla questura delle minacce di suicidio. E anche lì abbiamo visto questa cosa stingersi e schizzare, no? Soprattutto dopo il primo mese di lockdown. Salito su, quindi io stavo sempre con sta questura, dovevamo aprire le chiavi per capire dove era locato, cioè dove era l'IP di collegamento del paziente, e dovevamo poi allertare la questura, insomma, che poi fanno le loro ricerche, individuano loro la persona, ecco, se ci riescono. Non sempre è possibile, insomma, in una certa misura è possibile, ma talvolta non lo è, quindi io ho toccato con mano cosa ha significato la pandemia, il lockdown, queste limitazioni, lo smart working, l'isolamento sociale. Ecco, tutte queste due cose sono l'isolamento sociale. Assolutamente, assolutamente. Sappiamo quanti danni psicologici ha fatto questo isolamento sociale e tu giustamente ce lo stai raccontando. Tra le varie conseguenze di questi 2 anni di pandemia, oltre al radicale cambiamento nel mondo del lavoro, c'è un approccio completamente diverso, almeno io questo sto notando, delle persone rispetto alla realtà in cui vivono. C'è una maggiore paura che nonostante la fine dello stato di emergenza decretato il 31 marzo, continua a permanere. E uno dei sintomi, diciamo, di questa paura è l'utilizzo della mascherina. Una Sì. mascherina che, nonostante da più studi si sia rivelata
non utile a prevenire i contagi, anche molto spesso dannosa, soprattutto se utilizzata per molte ore consecutivamente, continua ad essere uno strumento sanitario adottato per quanto riguarda le scuole dai bambini, e poi vediamo anche in mezzo alla strada, quindi all'aria aperta, persone che continuano ad avere una o due mascherine in faccia. Ecco, come pensi sia possibile che persone che comunque fino a qualche anno fa sapevano di convivere con virus e avevano fiducia nel proprio sistema immunitario, nella medicina, insomma, anche nel semplice fatto che l'uomo convive con le malattie, con i virus e con i batteri, invece adesso sono completamente spiazzate e continuano con l'uso della mascherina? Allora, la narrazione mediatica catastrofica durante la pandemia, questo terrorismo mediatico continuo, ha aumentato le fobie. Allora, gli italiani, questo lo dico anche perché, a parte che ho vissuto in Inghilterra e ho notato la differenza di educazione delle madri inglesi, sono meno attente sulla pulizia, i germi, i batteri, le malattie, sono più, come dire, rispetto alle madri italiane, sono più vivi e lascia vivere, no, quei bambini. Quindi già in Italia abbiamo un po' un controllo della madre su questa, poi anche corroborato dai pediatri che insistono molto sulle malattie, i germi, eccetera. Tranne ovviamente ci sono i pediatri intelligenti, anche con un senso, diciamo, di psicologico, no, della loro azione verso il prossimo, che ti dicono, no, il sistema immunitario va come dire, va allenato, quindi il bambino, noi dobbiamo sempre essere a contatto con virus e batteri in modo da essere sempre competenti a livello immunitario. Più ci isoliamo, più disinfettiamo, eccetera, peggio sarà. Quindi in Italia già c'è di base questa germofobia, io notavo la differenza in Inghilterra quando ci ho vissuto, e poi in pandemia, siccome, come ti dicevo, io esercito ancora per diletto la professione di psicoterapeuta online, con tutto il mondo praticamente, però avevo notato appunto che all'estero c'era meno enfasi sulla mascherina. Non so, clienti americani, insomma, loro sono stati molto contro la mascherina dal primo momento e sempre hanno avuto proprio, loro l'hanno in odio come metodo, la mascherina. E ho anche un cliente asiatico di Hong Kong, loro invece la mascherina in Asia, poiché c'è queste città con milioni di abitanti, una questione proprio sanitaria di contenimento, no? Delle malattie infettive, quelle metropolitane affollatissime, loro sono abituati alla mascherina, cioè è un elemento con cui devono convivere da molti anni, e quindi per esempio per il mio cliente di Hong Kong, insomma, vabbè, la mascherina non è una novità, insomma, è abituato a questa. Comunque l'Italia con quest'enfasi, cioè questo terrorismo mediatico, quindi questo virus che quasi ti salta addosso e va sotto i vestiti, insomma, si intrufola nel tuo corpo, anche per opera e virtù dello Spirito Santo, e naturalmente la reazione è stata questo uso eccessivo, anche irrazionale, della mascherina, per cui la mascherina in macchina, la mascherina all'aria aperta, la mascherina quando si è da soli, una passeggiata, magari anche in natura. Cioè io ho visto anche persone che nella natura, da soli, passeggiare con una mascherina, che non ha alcun senso, perché la mascherina in una metropolitana affollata può avere un senso, ma all'aperto non lo ha. Accanto a questa, diciamo, quindi a questa distorsione, a questo uso irrazionale, sempre il terrorismo mediatico e questa visione, diciamo, medicalizzata, che vede il corpo fragile, sempre da tutelare, vede il sistema immunitario come non competente, quindi questo obbligo di mascherina sempre e comunque a tutte le età, anche età dove il Covid, insomma, appunto non è un rischio, e quindi mi pare dalla prima elementare obbligatoria la mascherina, se non erro, certamente lo è alle medie, perché mio figlio per le medie, insomma, la usa ancora purtroppo,
Cioè, qual è la questione lì? Allora, tu con individui in un'età in cui si ha molta forza immunitaria e peraltro questa forza immunitaria va allenata, per cui puoi anche farla usare per mesi interi a questi ragazzini in età di sviluppo, la mascherina, e rappresenta un danno sul lungo periodo del loro sistema immunitario, della loro competenza immunitaria. E poi c'è la questione psicologica, tu con la mascherina non vedi solo gli occhi. Non vedi, cioè il labiale non c'è, manca un pezzo del linguaggio corporeo, cioè il distretto facciale ha una sua complessità, per cui gli occhi parlano, ma parla anche una bocca, parla anche un naso che si arriccia, le cui narici si allargano, se la persona per esempio è arrabbiata. Questo pezzo del linguaggio corporeo, del distretto facciale, è stato eliminato. Allora, eliminarlo per un bambino piccolo alle elementari e anche un preadolescente può creare dei problemi. Io non credo che sia, diciamo, questa questione del linguaggio corporeo, non credo che sia così catastrofica per una serie di ragioni, sarebbe troppo lungo spiegarle, però cioè io sono più preoccupata dell'impatto sul sistema immunitario, cioè e poi dell'impatto sul fantasma dei germi. C'è cioè un bambino che per 2 anni è convinto che senza mascherina corre un rischio, se gliela togli probabilmente lo corre un rischio, perché la mente condiziona la risposta immunitaria, no? E poi si percepisce come fragile, cioè il bambino viene educato nella convinzione che non sarà forte abbastanza per affrontare il Covid o qualsiasi altra malattia influenzale, infettiva. Questa è una marcatura di un periodo importante della propria vita. E quando si dice la madre fobica fa dei danni, ma anche lo stato fobico fa dei danni, perché è chiaro che se tu lo senti alla televisione, che se non userai sta mascherina sempre, tu senza di essa sei un individuo debole, fragile, un sistema immunitario fallace. Te ne convinci, ti formi la tua personalità con queste convinzioni di base, e poi toglierle, modificarle non è semplice. Ecco, qua è il lavoro degli psicoterapeuti che sanno bene come è difficile in qualche modo intervenire su queste idee che come dire, sono state installate in periodi importanti della propria esistenza, come l'infanzia, la preadolescenza. E non è semplice dire questa idea non va, irrazionale, eccoti la soluzione, l'idea funzionale, razionale. Non funziona così. Cioè, lavorare poi su quel tipo di, diciamo, di idee irrazionali sarà un lavoro lungo, un lavoro faticoso. E poi non tutti vanno dallo psicoterapeuta, non tutti hanno consapevolezza di quel danno subito, e quindi una quota della popolazione, niente, rimarrà fobica e ipocondriaca anche, e rimarrà dal punto di vista immunitario intaccata per un intervento psichico. Allora, quando si dice la medicina, no, soprattutto in oncologia, si è sempre detto: ma inspiegabilmente, con tumori anche molto gravi, metastasi, ci sono alcuni pazienti che superano, no? Io, per esempio, ne ho conosciuto una persona che ha superato un cancro in stadio 3 al colon, e mi ha dato per spacciato, ma la sua forza psicologica ha rilanciato un sistema immunitario che ha sconfitto la malattia. Allora, noi, la medicina di oggi valuta questo, cioè noi abbiamo seminari, libri sull'oncologia dove l'elemento psicologico, cioè combattere la malattia, diventare un guerriero, paziente guerriero che vuole vincere il cancro, è uno degli elementi chiave che funziona. Quanto più della terapia farmacologica, tutto questo però sembra dimenticato, perché poi rispetto a questo c'è un arretramento, una regressione molto, molto pericolosa di tutto quello che è la medicina, anche la psicologia. Una cosa che mi ha molto colpito è che l'ordine dei psicologi non è intervenuto su questi temi, cioè non c'è stato un dire: ma dove stiamo andando?
considerato tutto quello che sapevamo fino a ieri, dell'importanza della psiche sul corpo, no? Dove stiamo andando con queste modalità, con questo approccio fobico, no? rispetto al problema, diciamo, dell'infezione da SARS-CoV-2. Ecco, questo comunque si potrebbero dire tante cose, insomma, su questa questione. Certo, assolutamente. Poi la cosa che spaventa di più, come giustamente tu hai detto, è che una cosa è una mascherina indossata da una persona adulta e comunque quindi ha assunto determinate certezze durante il corso della sua vita, una cosa invece è nei bambini che dopo 2 anni di mascherina poi senza si potrebbero sentire più deboli, più fragili e quindi anche più spaventati e questa c'è cioè, questa influenza della psicologica sul sistema immunitario che poi va a creare dei soggetti fragili per tutta la vita e questo. Ah, qui in Inghilterra se ne è parlato di questo, devo dire, no, sono un po' più attenti. E per esempio si diceva dell'epidemia di virus syncytiale, molto grave, può essere anche mortale sotto i 5 anni. Il virus syncytiale era dovuto al fatto che un po' il lockdown, un po' le mascherine avevano indebolito il sistema immunitario dei piccolissimi e poi c'era stato questo dramma, no, collaterale del virus syncytiale, che è ben più pericoloso, è 20 volte più pericoloso del Covid per i bambini. Insomma, quindi... Vabbè, c'è molto, molto da dire. E a proposito, insomma, di questa società asettica, questa società fatta di persone che non confidano nel proprio sistema immunitario e nella propria forza psicologica, entra in mezzo ovviamente nel discorso anche la questione vaccinale. Un Sì. vaccino che, vabbè, sappiamo essere stato immesso nel mercato ad una velocità stratosferica, mai vista prima d'ora, quindi in fase sperimentale. Ce l'hanno proposto, ce l'hanno venduto come un vaccino salvifico per sottrarre la popolazione da questo virus che tanti morti magari poteva aver fatto durante la fase 1, ma in realtà continua questa storia del vaccino, anzi, il vaccino è diventato obbligatorio per molte categorie, non è stata quindi semplicemente una scelta per le persone. E poi già adesso che siamo arrivati a 3 dosi di vaccino, che loro chiamano primo ciclo più booster. E siamo di fronte a delle dichiarazioni di virologi, di esperti che parlano per i prossimi anni di un richiamo annuale, magari legato anche al vaccino influenzale. Ecco, allora parlaci un po' sia per quanto riguarda quello che è il vaccino in sé come farmaco, e sia quello che è dal punto di vista psicologico l'approccio che lo Stato ha avuto sui cittadini obbligandoli a una terapia medica. È la stessa questione, cioè non credere al sistema immunitario. Allora, beh, c'è anche la questione ovviamente commerciale, è chiaro che un farmaco si vende, insomma, più persone lo vendi, meglio è per chi lo vende, no? Però c'è anche proprio questa ideologia che il corpo da sé non vale niente, no? Non riesce, il corpo va potenziato con questi elementi, diciamo, di aiuto chimici. Allora, noi abbiamo categorie come sotto i 18 anni, per esempio, c'è un rischio di mortalità per Covid dello 0,00002, queste erano gli ultimi dati CDC. Quindi, insomma, è più facile essere colpiti da un asteroide, no? Che morire di Covid sotto, insomma, in giovane età. Eppure, dai 12 anni, in Italia, dai 12 anni, senza Green Pass, quindi senza vaccino, non si possono fare tutta una serie di attività vitali, soprattutto in questa fase dello sviluppo, come andare in palestra, fare nuoto, entrare in un bar, prendere un gelato a un tavolino. Andare al cinema, entrare in un museo, partecipare ad un evento culturale, insomma, si è deciso di fatto di obbligare anche i piccolissimi in questa fascia di età dove veramente il Covid proprio statisticamente è provato che non è un rischio, appunto, più facile essere colpito da un asteroide. Allora, è chiaro che hanno dovuto, per avere un'adesione alla campagna vaccinale per questa fascia di età dove è il genitore a portare i ragazzi, il bambino, no?
il preadolescente o comunque a suggerire a un adolescente vai all'app vaccinale, chiaro che hanno dovuto dire una serie di menzogne, inventarsi che il Covid era pericoloso per questa età, se i dati ci dicevano e dicono ancora che non lo è. Ma accanto a questo, cioè con questo, c'è sempre questa ideologia, non ce la fai da solo, perché tu stai dicendo questo, nel momento in cui dici, vabbè sì, ci sono queste statistiche, ma sorvoliamo, ti serve il vaccino, perché così il Covid sarà più leggero, così non ti succede niente. Stiamo dicendo che tu senza farmaco non sei competente a livello immunitario. È la stessa, è come la mascherina, è come la mascherina in quell'età, nelle scuole elementari e alle medie la mascherina la dovevano indossare i professori anziani con delle patologie, ma non ammesso che ci si voglia tutelare, no? Allora io, per esempio, per ragionevolezza ho consigliato a mia madre, che ha una serie di patologie abbastanza importanti, di usarla sempre, di usarla tutte le volte che serve, no? In questi posti dove c'è molta gente, anche usare una buona mascherina FFP2, insomma, possibilmente italiana, eccetera, eccetera. Insomma, perché ha un senso. È vero che mia madre ha un problema col sistema immunitario. Non sto mentendo, non le sto dicendo che il suo sistema immunitario non funziona, è perché questo è certificato, lei ha delle patologie per cui il sistema immunitario non funziona. Tant'è vero che lei qua nella stagione influenzale ha sempre grossi problemi, lei è sempre molto a rischio, al di là del Covid, no? E allora, ma dire agli adolescenti di 12 anni ti serve il vaccino per superare il Covid, siamo sempre lì. Significa dire tu non sei competente, non ce la fai, la tua mente, il tuo corpo non ce la fa. Non ce la fa anche per una patologia che nella tua età colpisce, come dire, crea problemi seri in questo 0,000, eccetera. Di probabilità, no? Quindi allora un po' si sorvola, capito? Allora queste statistiche sì, ci sono, però non lo diciamo troppo. Però poi magari sì, sono statistiche, ma ci sarà un'eccezione. Magari tu rientri in un'eccezione, ti può capitare male proprio pure a te, no? E, insomma, ma poi sul danno vaccinale, invece, anche là. Quando il danno, cioè quando ci succede qualcosa di grave dopo il vaccino, immediatamente c'è una reazione dei media di negare che ci siano, va dimostrato che il vaccino che ti ha fatto venire una miocardite o che ti ha fatto morire anche sul colpo poche ore dopo, qualche giorno dopo, no? O non ti fa più camminare. Lì va dimostrato. E invece tutto il resto no, tutto il resto è acquisito come un fatto, come un assioma, come qualcosa che è vero, appunto e basta, rispetto al quale non ci sono altre interpretazioni possibili, rispetto al quale non ci siano magari degli errori proprio di percettivi. Io credo che tutta la questione della comunicazione in pandemia va rivisitata, bisogna riflettere. Noi nel periodo del primo anno e mezzo, siamo stati travolti da questa questione, da questa emergenza e anche dall'emergenza politica, no? Di questa deviazione profondamente antidemocratica del nostro paese. Abbiamo avuto un lockdown, penso unico al mondo, siamo stati gli unici che non potevamo uscire solo per fare la spesa, o forse vabbè, la Cina è uguale, insomma, però forse magari lì sono più gentili che te lo portano nel compound, si preoccupavano che qualcuno ti portasse nel compound, ma è anche diverso perché là sono città da 20 milioni di abitanti dove cammini per strada uno attaccato all'altro, no? Quindi c'è un rischio anche lì reale, c'è un qualcosa di vero rimane lì, no? Ma noi, con queste cittadine, io per fare la spesa posso andare anche quando non c'è nessuno, cammino da sola in strada sempre,
pure sono in una grande città, ma comunque mi ha ancora consentito camminare da sola in strada. Noi siamo stati un paese con un lockdown sui generis in Europa e nel mondo occidentale, dove non potevamo che uscire per il cane, per accompagnare il cane a fare i bisogni, oppure per andare a fare la spesa, oppure per andare all'ospedale. Cioè noi non siamo stati sottoposti agli arresti domiciliari senza aver fatto niente, senza così, come criminali. Qualcuno dice come bambini, io dico un po' come bambini, ci hanno trattato un po' anche come criminali. Per cui quando uscivi, se ti allungavi, c'era il poliziotto che ti chiedeva dove stai andando, no? Violando la tua privacy, no? Dovevi dargli una giustificazione con un foglietto, con una conversazione, mostrando i documenti. A me è successo questo, per essermi allungata un po', per prendere un po' d'aria. E questo è un qualcosa che è successo di gravissimo. Forse io ritengo che il lockdown sia, nel modo in cui l'abbiamo vissuto noi, e che non l'ha vissuto nessun paese occidentale, quindi in questi arresti domiciliari, sia forse la cosa più grave che è successa, forse più grave del vaccino. Di questo è anche più dannosa, perché vedi, il vaccino alla fine tu puoi anche, a parte che c'è la questione che poi se ti prendi il Covid hai comunque il Green Pass, la guarigione eccetera, sappiamo anche che ci sono i vaccini insomma fittizi di cui molti hanno fatto uso, insomma il vaccino buttato nel lavandino, questi infermieri che lo buttavano nella garza, insomma varie, ci sono delle soluzioni, no? Certificati pagati, vaccinali, i vaccini mai manco eseguiti, magari venduti parallelamente sul mercato nero, non lo so, ma insomma lì tutto sommato, poiché ci sta anche questa possibilità, ma con lockdown noi veramente non avevamo scampo, cioè noi siamo stati costretti agli arresti domiciliari senza aver fatto nulla e senza motivo, perché nelle nostre città è possibile rimanere distanziati sempre, anche durante rush hours. A Napoli, a Milano, a Roma, è possibile per una persona con un minimo di attenzione stare distanziata. Quindi, e seppure fosse stato questo il problema, si faceva una turnazione, non lo so, si mettevano delle transenne, si trovava un sistema, ma costringere le persone a casa così. Chiaro, chiaro, assolutamente. E allora per chiudere un'intervista facciamo, diciamo, una sintesi, perché alla fine a subire le conseguenze peggiori sia adesso che nel futuro probabilmente saranno le future generazioni, che cresceranno in un mondo con il distanziamento e lo smart working, con una mascherina ed un vaccino ad aiutare il tuo sistema immunitario. E allora, quali pensi saranno i problemi che in futuro voi psicoterapeuti, psicoanalisti dovrete, insomma, aiutare a sostenere, a cui dovete far fronte? Ma allora, tutta una generazione che fa largo uso dei social media e delle relazioni a distanza, ritorno sempre sulla questione della quantità, no? Cioè Freud ha spiegato una cosa, che un sintomo, cioè qualcosa, un comportamento diventa un sintomo, quindi diventa patologico quando c'è l'eccesso, no? Allora, io faccio un uso moderato dei social media, lavoro a distanza qualche ora al giorno, per il resto poi vedo le persone faccia a faccia. La questione è noi abbiamo intere generazioni che si ripiegano sull'online, sulle relazioni virtuali, sul lavoro virtuale, quindi c'è un impoverimento di quello che è il rapporto in natura, faccia a faccia, odorarsi, toccarsi, vedere, come dire, come la pelle da vicino, che è diverso dalla bidimensionalità, cioè lo schermo ti dà una visione distorta, completamente bidimensionale, colori alterati, no? E ti fa credere, cioè è qualcosa di molto molto distante dalla realtà. Noi siamo sempre distanti dalla realtà, perché c'è sempre un apparato percettivo che come dire, traduce, quindi siamo sempre vittima di distorsione, ma la distorsione virtuale è quella più pericolosa,
Allora, vivere sempre in queste distorsioni virtuali, acquisire le informazioni sempre solo online, senza mai un dibattito dal vivo, senza mai un'esperienza vera, no? Perché le persone semplici hanno capito che non c'era tutto questo, cioè questa narrazione drammatica della pandemia era tutto sommato frutto di una volontà politica, no? Di spaventare, controllare, eccetera, e sorvegliare. Sorvegliare attraverso, diciamo, il terrore, perché chi faceva lavori semplici è rimasto a contatto visivo con gli altri. Non so, pensiamo a chi faceva facchinaggio, non so, nei supermercati, gli operai che dovevano andare in fabbrica, quindi stare a contatto con altri corpi, con gli altri, quindi rimanere in questa relazione tridimensionale che ti dà la realtà, questo guardarsi negli occhi. Se tu pensi che nel virtuale tu non ti guardi mai negli occhi, cioè io adesso, a parte guardo me stessa in questo stream, no? Io sto guardando me stessa, io non guardo te, non ti vedo. E seppure ti vedessi, io non ti guardo negli occhi, perché quando, cioè io ho l'impressione di guardarti negli occhi, ma non è reciproco. Cioè il guardarsi negli occhi, che è la base dell'empatia, online non è possibile. Allora immaginiamoci bambini cresciuti così, con questo fortissimo elemento virtuale onnipresente, anche con la didattica a distanza, e queste saranno persone con una psiche diversa da chi invece si è rapportato nella tridimensionalità, guardandosi negli occhi con il prossimo, no? E quindi io, quali sono i rischi? I rischi sono quelle di persone che hanno un'empatia mozzata, deficitaria. Quando si ha un'empatia deficitaria, perché c'è stato poco allenamento al guardarsi negli occhi, a percepirsi, a capire l'emozione dell'altro, l'emozione dell'altro tu la afferri molto da vicino, no? E ci vogliono degli elementi, delle cue esperienziali, proprio fisiche, no? E quando c'è questo depauperamento emotivo, nascono tutta una serie di problematiche nelle relazioni e soggettive. L'individuo è proprio più povero, è più tendente alla regressione, è più infantile, ha uno sguardo sul mondo più dicotomico, più bianco e nero, non vede le sfumature, è meno competente in termini di capacità di mediazione col prossimo. Allora, tutta questa virtualità è tutto questo impianto germofobico di controllo e di terrore su quello che è il proprio corpo, no? Tutto questo impianto genera malattia mentale grave, perché non parliamo, cioè qua stiamo parlando dell'isteria ottocentesca, che è ancora una malattia dove si ha in relazione con un corpo che parla in relazione con le proprie emozioni e con quelle dell'altro, no? Cioè, qua parliamo proprio di individui robotici che non sono capaci di percepire l'emozione propria ed altrui. Quindi più violenza. Tu, quando non sei capace di empatizzare con l'altro, sei anche più aggressivo e violento, perché la tua aggressività cioè tu non capisci quanto male fai all'altro. Cioè, non la medi la tua aggressività, perché non ti rendi conto del feedback emotivo dell'altro, quindi sei potenzialmente anche psicopatico, pronto a far del male in questa incapacità di percepire l'altrui reazione emotiva, che è una reazione somatica. Il somatico si vive nella tridimensionalità del reale che conosciamo, cioè un tradizionale, tra virgolette. Ecco perché poi noi col coordinamento, dov'è la fortuna dell'incoordinamento no pass, no? Questa esperienza bella che abbiamo vissuto a Napoli, in un coordinamento piuttosto coeso. Noi abbiamo avuto l'esigenza, come se fosse una terapia di gruppo, di stare insieme, perché abbiamo sofferto molto, abbiamo percepito la gravità di questo isolamento. E quindi il successo del coordinamento è anche dovuto alla necessità di ciascuno di noi di riprendersi la natura delle relazioni umane, che è una natura tridimensionale, emotiva, somatica. Quindi poi c'è la questione dei robot, no?
Cioè, io vedo adesso i robot militari, stamattina vedo un robot di Boston Dynamics, una specie di militare che spara, una cosa inquietante. Non, cioè, quello per il post-capitalismo, quella è la perfezione. Non lo devi pagare, può ammazzare senza remore. Cioè loro dicono, allora noi ci siamo sforzati di fare tutta una formazione dei militari per imbracciare un fucile, ammazzare e non avere senso di colpa, no? E mo non devono fare manco più questo. Ma sono aiutati da personaggi attorno a tutta questa programmazione di macchine militari, sempre più, no? Cioè proprio di robot militari, di persone che poi, come il robot ugualmente, pur essendo in carne ed ossa, con sangue che scorre nel vino, ugualmente non sentono. Cioè io ho visto quel robot e ero molto spaventata, ho avuto molta inquietudine. Però chi lo ha messo al mondo, quel robot, io non so se abbia... Anche chi lo, per esempio, c'era in questo video si vede l'allenamento, no? Che fanno questi militari al robot, perché lo devono poi formare al combattimento militare, al corpo a corpo, a rispondere all'offesa del nemico. Io non so se anche questi ragazzi mi sembravano anche loro robotici, no? E quindi noi abbiamo allora, qual è per il post-capitalismo il robot è la perfezione, e più l'uomo si avvicina al robot, più perfetto è, perché è funzionale. A questa grande abbuffata, diciamo, perversa di godimento nel dio danaro, no? Perché poi, e di questo siamo alla fine della fiera, si sta parlando di questa regressione culturale nel godimento senza limiti, quello di cui poi ha parlato molto Lacan, prima ancora molta letteratura, anche per esempio Pasolini, no? C'è le orge di cui parla Pasolini, che Pasolini esplora nei suoi in Salò, no? C'è l'orgia dei fascisti, di godere del corpo di minorenni senza freni, fino ad ammazzarli, no? E questa è l'ideologia capitalista, il non limite, questo anche questo rappresenta psicopatologia, ma se noi pensiamo che antropologicamente l'uomo è un'altra cosa, magari per il post-capitalista quello è il modo di essere funzionali e normali nel mondo, c'è questo godimento senza limiti e questa mancanza di empatia verso il prossimo. Un mondo senza limiti, o quantomeno il loro mondo. Eleonora, ti ringrazio di aver condiviso con noi queste interessantissime analisi della realtà sia attuale dei 2 anni che abbiamo passato, ma neanche quello che può succedere nel prossimo futuro. E ti ringrazio di essere stata nostra ospite qui su Come Don Chisciotte. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Un saluto a tutti i nostri spettatori.